Raga, ho sbagliato tutto. Ho sbagliato tutto e me ne sono reso conto ieri. Perché io non dovevo fare un canale che parlasse di calcio, di Milan. Io dovevo fare un canale che parlava di Kama Sutra. Perché ieri, no, ve la devo raccontare perché ridevo e ci ho pensato a sta cosa. Ridevo perché mentre non c'erano dei clienti a fare benzina, ogni tanto capita. Mi metto, guardo gli youtuber che mi stanno simpatici, i loro video, scorrendo, mi capita sta tizia. Titolo del video: Sesso orale. La tecnica del pesce palla. Io non lo so voi se avete mai fatto la tecnica del pesce palla per farla esplodere dal piacere. Ho pensato. Non lo so, raga, ditemi voi. Detto questo, 110.000 visualizzazioni. Cioè, praticamente, per parlare della mossa, della tecnica del pesce palla, questa si è portata a casa quasi 200 euro. E io sto qui per 2-3 euro a video a raccontarvi le mie minchiate. Ho sbagliato tutto. Comunque, raga, iscrizione al canale, pollice in su al benzinero. E commentatemi nel video perché poi io non sono andato a vederlo il video, non ho voluto capire cos'era questa tecnica. Ma se voi sapete la tecnica del pesce palla, scrivetemelo sotto nei commenti. Nonno, nonno, a furia di piangere, mi ha allagato casa. Sono in casa con gli stivaletti perché ste con te sono tu. Ogni volta che si avvicina il derby, deliri, hai dei sensi di delirio pazzeschi. Ma questa volta ti sei superato. I navigli si sono alzati di 50 centimetri a furia di sentirti piangere per questa cosa del lunedì, che poi spari inesattezze proprio in maniera anormale. Cioè spari cose che poi mi tocca andare a informarmi per poi spiegarti queste cose e ci ho perso anche del tempo perché comunque già le sapevo perché ieri davvero ho visto il tuo video perché ci conosciamo, siamo amici, ogni tanto vedo e mi dico perché devi piangere così, così tanto? Un'esondazione portato nella mia casa. Perché stai lì ancora a raccontare, hanno fatto il regolamento per il Milan, perché le squadre che giocano in Europa il giovedì giocano sempre di domenica. Non è vero, non è vero. E i tuoi utenti sotto che ti seguono a piangere assieme a te. Mi è arrivato uno tsunami a casa, un'onda, no, ma mi ha coperto la testa a furia di vedervi piangere per questa cosa. E dai dei piangina a noi, piangete, vi è andato il lunedì. Noi. Cioè, è 3 giorni che piangi. Noi non abbiamo detto un cazzo, l'abbiamo scoperto come te oggi che giochiamo di lunedì. L'abbiamo scoperto anche 2 giorni fa. Chi cazzo ha detto che dovevamo giocare per forza di lunedì? Noi piangiamo. Tu sono 3 giorni che piangi, che davvero i tuoi vicini hanno chiamato i pompieri. Perché gli si è allagato anche casa loro, a furia di sentirti piangere su questa storia. Informati, cazzo! Perché date alla mano. Mi è toccato mettermi lì il fogliettino, andare a vedere le giornate di Europa League e di Conference e le squadre che hanno giocato il lunedì. La Fiorentina, quando giocava di giovedì, ha fatto ben 4 partite poi di lunedì. Quindi non hanno fatto un regolamento apposito per il Milan, come hai detto tu. L'Atalanta, che ha giocato l'Europa League, dopo la partita di Europa League, gliene hanno fatte fare 3 di lunedì. La Roma, che ha giocato di giovedì, ha già fatto una partita di lunedì. Il Milan, che ha giocato di giovedì solo 4 volte perché era in Champions, per il momento non gliel'hanno fatta neanche fare neanche una. E adesso gliel'hanno fatta fare una. Sarà il derby. Non cacateci il cazzo per questa partita. È andata così. Poi
perché è giusto così, è da regolamento. Non hanno fatto un regolamento solo per il Milan. Quelli che giocano di giovedì, avendo dei giorni di meno di riposo, possono richiedere di giocare di lunedì. Se non sai il regolamento, ciuccio, studiatelo, studiatelo nonno. Poi se vuoi, vengo e ti prendo le salviettine umide di Noemi e vengo ad asciugarti le lacrime. Lo sai che ti voglio bene, nonno. Vengo ad asciugarti le lacrime, però basta dire nefandezze alla gente che ti segue. La realtà è questa, è anche la storia della gente che prende il biglietto aereo, l'ha detto anche Bonaduce, sta gran minchiata, cazzi vostri, questione. Io, perché sono già andato tante volte allo stadio, adesso mi ha fermato che ho avuto la bimba piccola, ma poi ci torno. Prendi il biglietto, c'è su scritto data da destinarsi. Buona, quando viene ufficializzata la data, se vieni da lontano, cominci e prenoti il biglietto. Hanno un mese da due giorni fa per prenotarsi il biglietto dalla Sardegna, dalla Sicilia, per vedere la partita del derby. Un mese. Se l'hanno preso in anticipo, senza manco sapere il giorno esatto della partita, sono coglioni. E a me non me ne fotte manco per il cazzo. Detto questo, Benacer, che sfiga ladra. Torna dalla nazionale perché? Perché ha un problema. Speriamo che sia un problema di bassa entità. Perché cazzo, stavamo trovando il nostro equilibrio, la formazione che ho sempre voluto e che ci ha portato a fare una grande partita col Verona, finalmente vedere in campo Benacer, Reinders e Loftus-Cheek. Mannaggia l'orangotango, ci tocca non vedere Benacer. Speriamo che nelle due settimane che mancano all'inizio del campionato Benacer recuperi e il problema non si pone, o comunque di averlo in campo contro la Roma, perché stava tornando la sera, quindi torna, vediamo, si fanno i controlli, vediamo che cazzo di problema ha avuto. Capitolo invece giovani, i giovani del Milan, bellissimo, i giovani dell'Under 17 vincono, trascinati da due primavere del Milan, Camarda che ha contribuito a un gol del nostro attaccante 16enne, 17enne o 18enne, l'Under 19 di Corradi viene trascinata dal gol di Zeroli e Bartesaghi. No, ditemi voi, il futuro è a tinte rosso e nere, fatevene una ragione, arrendetevi. Ah no, no, ma non è che ti stai cacando sotto per il derby, ci hai battuto 5 volte sonoramente, sei avanti di 14 punti e perché riposiamo un giorno in più hai paura, perché questa volta te la senti marrone nella mutanda. Raga, iscrizione al canale.